Buonasera a tutti gli amici di Legnano Web TV, da Marco e da Caterina. Siamo qui per al tasso alcolico di Olgiatolone in collaborazione con I Play The Night per la nostra rubrica delle band emergenti, delle interviste alle band emergenti. Questa sera abbiamo l'onore ed il piacere di intervistare gli Hot Spot. Buonasera ragazzi. Buonasera. Presentatevi velocemente. Dado, batteria. Simone, chitarra. Andrea, chitarra. Stefania, voce. Stefano, basso. Mi è piaciuto Stefano basso. Io ho qui il demo, un EP. Ecco, inciso dagli Hotspot quanto tempo fa? 6 mesi fa. Quindi anche fresco di 6 mesi, quindi, che propone 5 dei loro cavalli di battaglia, diciamo così. E se qualcuno venisse a sentirvi in un vostro live, che musica ascolterebbe? Ascolterebbe principalmente un hard rock intorno agli anni 70, qualcosa di classico ma che va sempre nel classico, i pezzi insomma più un attimino più ricercati, ecco, insomma sempre nel conosciuto. Ecco, giusto per darvi un'idea di quello che potete ascoltare in una serata degli Hotspot, vi leggo qualche titolo. Abbiamo Highway Star dei Deep Purple, Born to Raise Hell dei Motorhead, poi abbiamo Tie Your Mother Down dei Queen, e Rock and Roll dei Led Zeppelin, e poi abbiamo anche un inedito che, come si titola? Persuasive Lie. Ecco, io ho cercato di dirlo ma mi si è annodata la lingua, quindi ho lasciato fare a lui. Dicevamo prima nel backstage, che voi non lo sapete ma abbiamo anche il backstage qui al tasso alcolico, che c'è un qualcosa che caratterizza i vostri live. Principalmente, ma lo facciamo dire all'altra sezione ritmica magari, che è più preciso. Sì, no, diciamo che la nostra peculiarità in fatto di cover è quella di fare dei medley che diciamo raggruppano tutte quelle canzoni che ci sembrano diciamo interessanti per quanto riguarda un determinato periodo storico, come ad esempio gli anni 70, quindi un medley con ad esempio Walk This Way degli Aerosmith e Paranoid dei Black Sabbath, e anche un medley ad esempio degli Iron Maiden, altri medley. Secondo me è una cosa bella, perché è un qualcosa di diverso e è un qualcosa di accattivante nei confronti delle persone che ci vengono a sentire, e ci divertiamo anche noi a suonare, no? Voilà. Ecco, questo poi è un demo autoprodotto. I ragazzi, come il 99% delle band che sono passate sotto le grinfie di Legnano Web TV, sono autoprodotti. Tanto di cappello, tanta roba, io lo dico sempre che è questo il bello del riuscire a tirar fuori un prodotto di qualità, un prodotto valido, autoproducendosi. Sappiamo tutti la fatica che si fa a tirar fuori l'agnella per fare un EP. Quindi figuratevi a fare un CD, lasciamo stare, dai, case discografiche, aiutateli sti ragazzi, che sennò poi già sapete. Parlavamo di date, di concerti che avete fatto o che farete, sempre al backstage chiaramente. Dovrete aprire il live di una band parecchio io. Che per adesso preferiamo non anticipare, diciamo, più che altro finché non c'è la sicurezza 100% cerchiamo di tenere un po' la cosa in suspense, ecco, insomma cerchiamo di tenere sulle spine, però ci sarà presto una data importante, non solo quella, tra le date c'è una data parecchio importante che sta a noi parecchio a cuore, che andremo a aprire una band della zona più o meno, che noi stimiamo moltissimo da tempo. Ecco, quindi vi abbiamo lasciato un po' lì a friggere. E dovete andare sul sito internet della band, sulla pagina Facebook della band. Gli indirizzi quali sono? Abbiamo la pagina Facebook, ci potete trovare o facendo la ricerca o Spot Rock, ci trovate in qualche maniera, oppure con l'indirizzo completo che è www.facebook.com
/hotspotrock, tutto attaccato, tutto minuscolo. E poi abbiamo il canale di YouTube, che è hotspotrock, anche quello. E per ora così. Vai Lillo. Sì, poi dopo aggiorneremo bene, faremo un bel restyling su SoundCloud, che secondo me è una piattaforma veramente importante per quanto riguarda la musica, specialmente indipendente, e quindi ci sembrava giusto anche rientrare in quel campo, ecco. Eccoci qua, quindi per chi volesse sapere quale sarà la band di cui gli hotspot apriranno il live, dovete per forza di cose continuare a guardare le interviste di Legnano Web TV, perché li avremo di nuovo qui tra noi e perché no andremo a riprendere un loro live, magari proprio quello, boh, chissà. E dovrete seguirli su Facebook, su YouTube, quindi mi raccomando, se avete voglia di sentire tanta roba di Purple, Motorhead, Queen, Led Zeppelin e Hotspot, chiaramente non potete perdervi un loro live. Quindi Marco, Caterina, il tasso alcolico di Olgiate, pure Billo e I Play The Night vi augurano una buona serata, buonanotte a tutti. Ci vediamo ancora qui su Legnano Web TV per le interviste alle band emergenti. Grazie agli Hotspot, buona serata a tutti.